ultimamente, in questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quel Figlio, fatto uomo per la nostra salvezza, a cui Dio dice: il tuo trono sta nei secoli dei secoli. Carissime sorelle, carissimi fratelli, nella letizia di questo giorno bello e pieno di sole, del vero sole che è Gesù, le parole dell'Apostolo suonano molto chiare. Con la nascita di Gesù nella nostra carne, l'Eterno è entrato nel tempo e così ha dato alla storia un significato e una direzione. Ha dato alla storia un senso che la sta portando al suo compimento, alla sua pienezza. Ma davanti all'annunzio del Natale, soprattutto in noi uomini postmoderni, assai sofisticati, continua a sorgere un dubbio sul quale conviene riflettere oggi un poco insieme. Un dubbio che già secoli fa i pagani contrapponevano alla fede cristiana. Sant'Agostino lo riformula per noi, anche per noi, in questo modo. Non è forse vero, sto citando, che da quando è venuto Cristo, nell'ambito delle cose umane si va peggio di prima? Ci dicano i cristiani, ecco il dubbio e l'obiezione, quale progresso abbia recato Cristo o in base a che cosa ritengano migliorate le condizioni dell'umanità per la venuta di Cristo. Anche noi ci portiamo dentro questo dubbio. Ogni giorno la cronaca ci sconcerta per l'orrore di cui noi uomini siamo capaci. Come si può dire che è giunto il tempo della pienezza, del compimento, se le contraddizioni in cui versa oggi l'umanità sono così acute, così terribili, talora così tragiche? E non solo nel Medio Oriente o in Africa, ma talora, sia pure in termini diversi, anche qui tra noi, tra le nostre case, nella nostra Europa. Come rispondere allora a questo dubbio ed obiezione che, come un tarlo nascosto, può rodere ancora i nostri cuori e ridurre la gioia formidabile del Natale a un momento in cui si esalta una favola o un mito che dura per poco tempo? Cosa ci vuol dire la nostra fede quando indica nel bambino nato per noi l'arrivo nella carne della storia della pienezza del tempo, come dice la lettera ai Galati? Pienezza del tempo, tempo compiuto. Certo, e bisogna essere chiari, la Sacra Scrittura non parla certo della soluzione del dramma di ognuno di noi e del dramma della famiglia umana, del superamento di ogni dolore e sofferenza,
di ogni contraddizione, di ogni ingiustizia e violenza che continuano ad angustiare l'esistenza di tutti noi e della famiglia umana intera. Tanto meno la pienezza del tempo ha la pretesa per noi creature finite di conoscere fatti e circostanze prima che avvengano. Noi non siamo onnipotenti. Dio solo conosce le cose prima. Noi le conosciamo sempre fino in fondo, per quanto si possa prevedere qualcosa solo dopo. Ma allora che cos'è questa pienezza del tempo? È una domanda che sento urgente per me, per tutti noi cristiani in questo Natale. Ci stiamo forse ingannando? Essa è Gesù Cristo in persona, il vero Figlio di Dio che è divenuto vero uomo e che, congiungendo nella nascita virginale le due nature nella sua persona amata, realizza la pienezza e coinvolge in un rapporto di comunione tutti noi, perché apre alla libertà di ciascuno di noi e di tutti gli uomini il cammino, la strada del compimento. L'avvenimento di Gesù Cristo nella storia e nella carne, che consente alla nostra libertà di partecipare nel tempo e nel cammino alla sua pienezza. Allora questo compimento, questa pienezza è vera ed ha la natura di un processo in cui noi siamo coinvolti. Perché in senso proprio il compimento che Gesù porta non è anzitutto nel messaggio che egli ci ha dato e neppure nel suo esempio, dai quali pure la storia ha tratto molto giovamento. La pienezza è proprio lui, questo singolo figlio primogenito, avvolto in fasce e posto in una mangiatoia, come ci ha detto il Santo Evangelo. È l'avvenimento della sua persona nella storia, nell'assunzione della nostra umana carne, la novità singolare che fa la differenza specifica del cristianesimo rispetto ad ogni idea generale di salvezza. Per questo la nascita di Gesù inaugura la possibilità di un autentico umanesimo dinamico, sempre aperto alla novità che la storia propone, comunque si presentino le circostanze. Allora la pienezza che Gesù realizza mette l'uomo al centro e gli rende possibile un cammino ragionevole, perché gli svela l'inizio e la meta, il compimento. Lo rende fino in fondo un uomo viator, che sa dove andare, e l'uomo cammina bene quando sa dove andare. Ce lo ha ricordato il Concilio con una grande affermazione della Gaudium Spes, che mantiene ancora oggi tutta la sua pregnante attualità. Dice il numero 22: con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo, ha lavorato con le mani di uomo, ecco il modo, ha pensato con l'intelligenza d'uomo, ha agito con la volontà di uomo, ha amato con il cuore di uomo. Egli è realmente la via alla verità
e alla vita. Allora, fratelli e sorelle carissimi, l'obiezione dei pagani che può essere anche la nostra, trova su questa strada la sua risposta. Ma chiediamoci ancora per un istante che carattere possiede questa via che Gesù stesso ha percorso e continua a percorrere lungo la storia, via sulla quale, se siamo qui, anche noi vogliamo essere incamminati. C'è una sola risposta, è la via dell'amore, ma l'amore bello, l'amore pieno, l'amore vero, l'amore che è, come fu per Gesù, offerta totale di sé, che è dono della nostra vita, tutto dell'uomo, ogni aspetto della sua vita, e tutti gli uomini stanno a cuore all'amore di Cristo, di cui noi umilmente e con tante contraddizioni partecipiamo. Tutto dell'uomo e tutto degli uomini sta a cuore a chi celebra il mistero gaudioso del Santo Natale. Attraverso la condivisione effettiva dei bisogni e del dolore di tutti, a partire dagli ultimi, attraverso l'appassionato ascolto e confronto con tutti i soggetti che abitano la società plurale e con le loro diverse visioni del mondo, attraverso una quotidiana pratica degli affetti, attraverso la promozione del bene insostituibile del lavoro, attraverso l'appassionata educazione delle giovani generazioni, attraverso un'amicizia civica che tenda a costruire reciproco riconoscimento e vita buona, imitando Gesù, il Salvatore, il dono stesso della grazia in persona, i cristiani non intendono affermare se stessi, ma nel moto dell'offerta delle proprie persone vogliono, al di là delle loro fragilità e dei loro peccati, lasciar trasparire colui che compie l'esistenza e la storia, il tesoro prezioso per tutta l'umanità, il bimbo nato a Betlemme che ci ha amato fino a morire per tutti, perché tutti possiamo vivere per sempre. L'Eterno è entrato nel tempo e il tempo non ha più il potere di farci cadere nel nulla. Ha preso un'altra direzione, la direzione del compimento. Ecco perché siamo già nella pienezza. Ed è questo il progresso recato da Cristo. Le condizioni dell'umanità sono migliorate e continueranno a migliorare perché il Figlio di Dio, fattosi uomo, continua a mobilitare la nostra libertà. Sono migliorate e miglioreranno se noi ci lasciamo coinvolgere dalla sua salvezza piena di amore. Nella messa di mezzanotte del 24 dicembre del 1971, il beato Paolo VI ha descritto in questo modo la natura del compimento portato da Cristo. Questo piccolo Gesù di Betlemme, ha detto il beato, è il punto focale della storia umana. In lui si concentra ogni cammino umano. The little Jesus of Bethlehem is the focal point of human history. On him converges every man's way. With these words of the blessed Paul VI, I wish you Merry Christmas. Este pequeño Jesús en Belén es el centro de la historia humana
en él se concentra todo camino humano. Las palabras de Pablo VI nos indican la senda que la Navidad abre ante nosotros. Feliz Navidad. Ce petit Jésus de Bethléem est le point focal de l'histoire de l'homme. En lui se concentre tout chemin humain. Avec ces mots du bienheureux pape Paul VI, je vous souhaite joyeux Noël. A tutti buon Natale.